per la vostra pubblicità provinciale, regionale, nazionale su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate al numero verde 800 30 34 64. Margherita presenta Canzoni sopra le nuvole. Canzoni sopra le nuvole. Le più belle canzoni italiane eseguite da grandi artisti ormai scomparsi. A Canzoni sopra le nuvole oggi ricordiamo Lucio Dalla. Qui dove il mare luccica e tira forte il vento, su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento, un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Ma tanto, tanto bene sai, è una catena ormai, e scioglie il sangue dentro da una sai. In mezzo al mare pensò le notti là in America, ma erano solo le lampare e la bianca scia di un'elica. Sentì il dolore nella musica, si alzò dal piano forte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola gli sembrò più dolce anche la morte. Guardo negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare. Poi all'improvviso uscì una lacrima e lui credette di affogare. Te voglio bene, sai, ma tanto, tanto bene, sai. E scioglie il sangue dentro da la sera. Potenza della lirica, dove ogni dramma è un falso, che con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano, così vicini e veri, ti fanno scordare le parole, confondono pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notti là in America. I volti vedi la tua vita come la scia di un erica. Sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensa poi tanto.
anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo canto. Te voglio bene assai, ma tanto tanto bene assai, è una catena ormai e scioglie il sangue dentro. Lucio Dalla è nato a Bologna il 4 marzo 1943 ed è stato un cantautore, musicista, attore e compositore italiano. Musicista di formazione jazz, è stato uno dei più innovativi e versatili cantautori della musica italiana. Alla ricerca costante di nuovi stimoli e orizzonti, si è addentrato in vari generi musicali, collaborando e duettando con molti artisti di fama nazionale e internazionale. Autore inizialmente solo delle musiche, si è scoperto in una fase matura anche paroliere e autore dei suoi testi. Nell'arco della sua carriera, che ha raggiunto i 50 anni di attività, ha sempre suonato il pianoforte, il sassofono e il clarinetto, strumenti, questi ultimi due, da lui praticati fin da giovanissimo. La produzione artistica di Lucio Dalla ha attraversato più fasi, dalla stagione beat alla sperimentazione ritmica e musicale, fino alla canzone d'autore. Conosciuto anche all'estero, alcune sue canzoni sono state tradotte e portate al successo in numerose lingue. La produzione musicale di Dalla può essere racchiusa in quattro ampi periodi: le origini jazz e le varie partecipazioni saremesi, tra il 1962 e il 1972. La collaborazione con il paroliere Roberto Roversi, tra il 1973 e il 1976. La maturità artistica tra il 1977 e il 1996 e la fase pop degli ultimi anni, alternata da varie incursioni nella musica colta e accademica. Ha ricevuto diversi premi, riconoscimenti ed onorificenze come commendatore e grande ufficiale al merito della Repubblica Italiana. Nella sua lunga carriera, dal 1966 al 2009, ha pubblicato 30 album. Lucio Dalla muore in Svizzera a Montò il 1 marzo 2012 all'età di 69 anni. Caro amico, ti scrivo così mi distraggo un po', e siccome sei molto lontano più forte ti scriverò. Da quando sei partito c'è una grossa novità: l'anno vecchio è finito ormai, ma qualcosa ancora qui non va. Si esce poco la sera, compreso quando è festa. Esce chi ha messo dei sacchi di sabbia vicino alla finestra. E si sta senza parlare per intere settimane. E a quelli che hanno niente da dire del tempo ne rimane. Ma la televisione ha detto che il nuovo anno porterà una trasformazione, tutti quanti stiamo già aspettando. Sarà tre volte Natale e festa tutto il giorno. Ogni Cristo scenderà.
là dalla croce anche gli uccelli faranno ritorno. Ci sarà da mangiare e luce tutto l'anno, anche i muti potranno parlare mentre i sordi già lo fanno. E si farà l'amore, ognuno come gli va. Anche i preti potranno sposarsi, ma soltanto a una certa età. E senza grandi disturbi qualcuno sparirà. Saranno forse i troppo furbi e i cretini di ogni età. Sta arrivando, tra un anno passerà. Io mi sto preparando, è questa la novità. Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole. Oggi abbiamo ricordato Lucio Dalla. Questa è Radio Margherita, musica italiana. Sono le ore 19:25.